ritorniamo ancora con l'edizione 2006 del premio Catania Solidale nel cuore di questa bella città siciliana, la piazza dell'Università, che sta ospitando per l'appunto tutti i nostri premiati, gli artisti, gli ospiti che stanno dando vita a questo nostro premio. Vedete alle mie spalle un gruppo di giovanissimi, sono quei ragazzi che hanno partecipato ad un progetto del Comune di Catania, dell'assessorato alle politiche sociali, che si chiama Catania Pop, Catania Rock. Un gruppo di ragazzi catanesi per l'appunto ha avuto la possibilità di partecipare ad un seminario a quella che è considerata sicuramente una delle scuole musicali più importanti del mondo, cioè la scuola di Mogol, certamente uno degli autori più famosi e più apprezzati a livello internazionale. I ragazzi sono qui questa sera per ricevere l'applauso delle loro famiglie, dei loro concittadini, ci regalano un pezzo universale che è We Are The World, noi li applaudiamo e li ascoltiamo rigorosamente dal vivo. Catania Pop, Catania Rock, ecco i ragazzi protagonisti, prego. We are the children. We are the ones who make the
canzone manifesto della solidarietà mondiale. Questi ragazzi l'hanno riproposta qui questa sera. Allora, per premiarli vorrei che salisse sul palco il vice sindaco della città di Catania, l'assessore Giuseppe Arena, insieme con l'assessore Gulino e l'assessore Zappalà. Salutiamoli ancora con un applauso che ovviamente poi amplifichiamo per questi straordinari ragazzi che sono Giovanna Bonaccorsi, Nicolò Borgese, Roberto Casabianca, Ada Cinquerrui, Filippo Di Giorgio, Grazia Giuffrida, Elisa Giunta, Alfio Giurato, Chiara Gagliardi, Samuel Pietrasanta e Gianfranco Torrisi. Ancora un applauso per i ragazzi. Buonasera, assessore Arena. Sì, c'è un microfono giusto per un saluto prima di andare poi col prossimo premio. Prego. Sì. Tenevo a sottolineare che il ragioniere della barzelletta di poco fa non era catanese, quello che ha vinto il concorso. Ah, quello di Giuseppe Castiglia, ma non ci pensare. E che questi ragazzi sono veramente straordinari. Sì. Catania, Salvo, è una città ricca di tradizione, di storia, di cultura, di grande passione religiosa, ma è soprattutto una città generosa, è una città dal grande cuore, è una città sensibile, è una città figlia di quella straordinaria cultura dell'accoglienza, è una città in cui le distanze si accorciano, la promozione sociale, la solidarietà sociale, grazie anche all'incredibile, straordinario, incessante lavoro degli assessori Stefania Gulino e Giuseppe Zappalà, è uno degli aspetti più curati dalla nostra amministrazione. E Catania è anche una città in cui, grazie anche a te, dopo Marcella Bella, dopo suo fratello, dopo Carmen Consoli, dopo Gerardina Trovato, Jenny B, stasera abbiamo la possibilità di poter ascoltare e chi lo sa un giorno valorizzare, e partiranno proprio da Piazza Università, delle energie e dei talenti straordinari. Catania è questa, è una città favolosa, è una città che dobbiamo tornare ad amare anche noi, rispettandola un po' di più, a partire proprio dal centro storico. Questa è Catania, io sono orgoglioso come tutti voi di essere in questa straordinaria piazza e di partecipare a questa bella, bella, straordinaria manifestazione. Grazie Giuseppe. Allora, microfono lo prendo io e voi consegnate a questi ragazzi. Facciamo una targa per tutti, ovviamente, poi i ragazzi le riceveranno personalmente. E allora, una ragazzina che viene, si accomoda avanti, vieni, vieni avanti tu, rappresenti un po' tutti i tuoi compagni che sono premiati qui partecipando a questa finale del premio Catania Solidale. Grazie veramente di cuore anche a chi ha seguito questi ragazzi, ho visto il maestro Giunta tra voi. Ho ricordato poc'anzi i nomi di questi giovanissimi cantanti e musicisti. Grazie, grazie all'assessore Gulino, all'assessore Zappalà, al vice sindaco Arena e questi ragazzi che stanno ricevendo uno per uno le targhe. Grazie, ci vediamo una prossima volta, così come diceva il vice sindaco, anche su un palcoscenico ancora più importante, ancora più prestigioso, ma vi dico che cantare davanti al proprio pubblico, nella propria città, certamente per tutti, è una grande...